fatto e scappo via, 2 minuti. FTR. Cos'è quella roba? Questione. I big money, guarda che bello, guarda che bello. Allora, io gioco di. Abbiamo 6,50 6,50 più 6,50 quanto cazzo fa? 13. Sei sicuro? Sì. Sei sicuro? Sì. Sì. Madonna, la proaggine. 3,50, tu mi dai 10. E io ho pagato il mio. Ora. E io ti devo dare 12. No, 13 euro. 13. 13 euro. Sì. Se tu hai 2 euro, siamo a posto. Madonna mia. Ce li dobbiamo fare. Ma perché quella cassiera lì è quella stronza dell'altra volta. Guarda che io per un attimo pensavo che ti fosse preso l'Alzheimer. Tipo ti fa. Perché film? Ti giuro non mi ricordavo il titolo. Ah, ti giuro che non mi ricordavo. Ci sono stato 20 minuti, ci sei stato. Saranno le 5:20. La sono già le 5, possiamo già entrare. Poi se entriamo io mi metto a mangiare, ci sta la pubblicità. A parte che alle 5:10 iniziano a proiettare le pubblicità. Era le chiappe non starebbero sta televisione. Sti televisori là. Pigliala. Pigliala, aspetta, dove me la metto? Nel culo. Che cazzo è? Madonna. Vedete se mi devono prendere per un coglione solo a me questa camerina di merda. Cazzo devo fare? Mi guardate, che cazzo vi devo dire? Manco mi paga sto pirla. Almeno dici mi pagava. Devo girare a destra! E gira a destra! No, c'è la lancia. Non lo ricordo sto pezzo. Mi sentivo il vomito quando arrivavo in cima. Però in confronto c'è un tamponamento, Vabbè, stai parlando con Toretto e capelli. E non ingrassato, l'hai visto come ingrassato di merda, madonna. Ah, stai ancora riprendendo, dammi. Guarda, il Lidl, devo prendere. Dove spacciavo, non è bello. Perché dopo non è più controllare. Devo andare nel controviale. No, vai. Oddio, qua c'è il ristorante. No. Siamo qui! Vedi se stai riprendendo veramente? Se non c'è qualcosa che mi aspetta! Sì, sta riprendendo. Siamo tornati qui dove sono cresciuto. Tokyo Hotel, siamo a Tokyo. Non questa? No, questa? Sì, via Luina è qua! Ah, chiuso, lol. Bella! No, Miki! Miki! Piglia! Che cazzo lo prego? Registra la strada! Registra la strada! Minchia, qua ci passavo da piccolo, registra la strada! Io... Sto registrando! Porca! Ma no, vai sulle rotaie del tram! Come vuoi? Ma non lo vedi che ero ubriaco palesemente. Quanta gente c'è? Via Verolengo è lì davanti a noi ed è chiuso! C'è certe ruote che può fare. Io sto riprendendo, Vai. Tutto ciò. E neanche vengo pagato, che schifo. Questa è l'Italia. Mica la pura. Magari non riprendo la polizia, giusto perché. Stavi riprendendo quando si fa. Madonna! C'è una strada di là, vero? Sì. Quella è una strada. Sì. Sì. E la prova contraria, sì. E boh, sali sul serbatoio d'acqua. C'è il serbatoio. Madonna, guarda che zona. Gira, non mi sta a piangere. Oddio, tutti sti palazzi non c'erano. Era deserto qua. 2004, Ma dai, ma che, quanto sarebbe figo che sti. Quando te ne sei andato hanno cominciato. Guarda la chiesa di Dio. La troia che c'è la faccia della chiesa. Che cazzo è? Filma la chiesa, filma tutto quello. Guarda! Filma la. A sinistra devo andare. Ma veramente avevo il parco d'ora dietro casa. Le facce sorprese. Oddio. Anche. Però via Verolengo me la filmi, Madonna.
E quanto cazzo dura? C'è il tempo a prenderti un caffè e far la pizza. Duma, Duma. Oddio, no, Mickey, me la devi filmare. Però ce la devo girare. Però Mickey, no. 360 ripresa, 360. Oddio, sto vedendo, non era così stretto. Oh mio Dio, no. Oddio. Ma cazzo. Poi questa è vecchia. Quella non era così vecchia quando abitavo qua. Porca puttana. Dio, sti palazzi non c'è, guarda, era un deserto. Di qua era deserto. Palazzo. Non c'è un parcheggio. Allora facciamo immersione, voglio scendere. Via Verolengo. E poi parcheggiare qua deve essere un'impresa veramente fatale. No ragazzi. No, no. Devo trovare un parcheggio, io voglio scendere. Poi dopo cosa? Dopo ritrovare. Signore, si può levare? Per favore. Se no devo mettere la cintura sugli occhi. È vero, come cazzo le targhe? La striscia nera. Minchia, quante macchine avrò preso nei nostri weekend? Via Verolengo interno 42. Ecco, sta cosa qua davanti non c'era, tutta la roba lì davanti era tutto un recinto e sembrava Chernobyl, ma proprio Chernobyl, tutto... tutta terra rossa e cose. Tutta campagna. Non ci voglio credere. No, voi non potete capire. Ecco, primo piano. Qui. Abitavo qui. Primo piano. Qui. Abitavo qui, qui. Abitavo. Abitavo piano, qui. Abitavo. Però me la ricordavo più larga la strada. Siamo qui dove sono cresciuto fino al 2004 e ora siamo abitiamo qui primo piano. No, ma vado a chiedere se mi fanno, voglio entrare. Aspetta che c'è l'affitta, se magari ti vendono di nuovo la casa, non abitavi. Guarda su, guarda su Cantofierro. Ci sta uno spagnolo a posto. Peruvia. Ah no, sono perso. Box. Sempre piano. Le prese tattiche. Oh madonna, andiamo via. Ecco qua, una volta era entrato un pipistrello, me lo ricordo. Io giocavo a Tom e Jerry, sai quel gioco della Play 1 di Tom e Jerry? Che tu eri il topo e tu dovevi scappare. E il salotto era qua, dove c'era la finestra. Posso chiedere se mi fanno entrare? Eh? Suono, chiedo se mi fanno fare un giro. No, vero. Abiti qui? E dai! Ci abitavo! E allora vado a fanculo. Anche in casa, chiedi se puoi entrare in casa. Quella finestra non me la ricordo, ma penso sia della cucina. Tu non hai idea com'era la mia cucina, tipo c'era la TV in fondo, era tutta verticale. Cos'era verticale? La cucina. Così? No, cioè, verticale, da. Andiamo là. Avevi il tuono qua la cucina. Tutte con le frange, oh. Che pullman brutti che ci sono qua. Madonna. Madonna, quel vecchio. Non c'erano tutte ste cose, però c'era sto muretto di merda. Così. Okay. Non l'ho visto. Oppure anche qua. Guarda quel palazzo. Vabbè, fai le cose troppo facili. Oh mio Dio. Fa freddo. Fa fresco, non freddo. Lo so. Quello non mi ricordo cos'era. Posto abbandonato, Miki? Eh? È abbandonato. Bello. Siamo anche qua. Ma tanto ormai, guarda. Ma vaffanculo. A fianco a scuola, dai. Ma vaffanculo. Primo lei. È vero, i topi di fogna enormi. Perché ci siamo presi male quella volta. Oh, guarda, 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 c'è un gatto.
avete mai visto un tizio girare con la GoPro? Minchia, hai visto che panchine fighe ci sono? Noi non ce l'abbiamo ste panchine. Minchia, il Bennett non c'era! Non c'era tutta sta roba! Dio, guarda lassù! Non ci credo. No, vabbè. Mi ha visto, mi ha riconosciuto. No, dai, cioè... Cioè, signori, qui... Cosa è seria, Poi, la guardia di Piccarello... Beh, oh, adesso ci andiamo a prendere un giorno. Minchia, andiamo a visitare quella chiesa di me. Ma che figo, volete prendere un caffè? Ma fammi capire, perché noi stiamo andando nel posto da dove tutti stanno scappando? Ma dai, io non pensavo che avevo il parco d'ora dietro casa. Sono un coglione. Oddio! Resta con me, per tutto questo... Piove! Questa cosa non sopporta la pioggia. E io abitavo qui. E io abitavo qui. Guarda sti palazzi che sembrano funghi nel deserto. Ma vedi che il destino... Cioè perché i miei si sono trasferiti? Perché... Ma dai, mo non mettere guala con questa zona. Madonna! E il vento? Sì, il vento, Gesù, è tornato, Cristo di Dio. Ma che c'è, una fiera? Andiamo a ripararci un po'. No, oggi non mi voglio rovinare gli occhi. Che senso non ti vuoi rovinare? Voglio porti addosso, vai, ci dirò. Ma va, no, ti pare? Perché? Mamma, papà, se guardate questo video, volevo dirvi vaffanculo. Cioè, come possiamo abitare noi in via Guala dopo che c'è questo qua? Se trovi il lavoro, vabbè, vabbè, che cazzo vuoi? Non ha senso. Ma mangiano tutti, no? Mangiano tutti. Cazzo a cazzo ci sono da mangiare, che cazzo c'è di dire che cazzo. Guardate la mano. Dai Michi, quanto sei stronzo. Io? Ma la Eladino. Oppure andiamo sopra. Tutti quelli cani colori, su raga. Avete notato come mi stanno cadendo i pantaloni? Ma che figo! Boh, ripresa la tattica fatta, ma è una figata qua. Tu perché non abiti qua? Miki, tu perché non abiti qua?
Io perché non avevo perché qua? Non dipendeva da me la scelta. Bravo, bravo. Qua sai chi si è fatta la foto? Elisa. I am so famous. No, che film. Dai. Da quando torno a casa mi sale la depressione. Minchia, il tuo inglese è italianizzato. Che vuoi? Ah? Tutto italianizzato, cose, poi quelli magari partivano all'accoltellamento. Così? Sì. Minchia, hai detto italianizzamento, minchia, t'ammazzo. Italianizzazione. Si dice italianiamento. Italianiamento. Ma perché c'è il ring? Piove sull'obiettivo! Piove sulla freccia, sugli occhiali! C'è una nera coi rasta! Porca bu... Questa è la mia scuola! Cazzo, mi hai fatto spaventare! Oddio! Oddio! Minchia! Ok, ci siamo! Porco! Sì! Ma andiamo da mia nonna! Ma era così stretto! Ma c'è la teoria! C'è ancora! Oddio. Guarda la scuola media! Io abitavo qua! Cioè al primo piano, qua! Qua! È casa di mia nonna. Adesso andiamo in quella cazzo di gelateria. Sei carico? Tieni. Dai, dai, su! Aspetta, guarda il bastardo che corre via, guarda che corre via. Non ti libererai della... Non ti libererai, sai. Prendi anche il tappo. Prima che lo perde mi rompi i coglioni che lo perdi. Adesso però... No, andiamo a metterci il gelato, è proprio il clima adatto. Voglio il gelato! Qui è dove avevo parcheggiato quando ero piccolo. Qui mi sono fatto una figura di merda, me lo ricordo. Avevo 5 anni. C'era un tizio che apriva la porta lì e un tizio che è sceso dalla macchina qui o forse là davanti. E io ero lì che stavo scendendo dalla macchina che mia madre mi sta facendo scendere, no? A un certo punto sento dire ciao, io mi giro, ciao! E si erano salutati questi due. Capisci? Capisci i miei problemi? Madonna, andiamo a tornare. L'ho chiusa la macchina, vero? Stavolta sì. Mi avete visto? Sì, mi avete visto. Sì. L'ho chiusa. Non hai freddo. No, vuoi non prendo. Magari. Non è che ti vedi traverso. Madonna, andiamo a tornare. Se c'è ancora il televisore, non c'è più. Ma dai! No, ma io poi... non voglio niente, anche perché... Prima voglio andare a vedere qua. Prima voglio bestemmiare perché di nuovo i miei occhiali si stanno appannando. Abitavo qui. Qui, ma qui. Tipo sei abitato. Qui, minchia, in questo bagno, quanti bagni ho fatto. E qui dormivo. E casa... qui quante volte? Era a casa di mia nonna perché lei aveva il negozio di parrucchieri qua. Da non credere. Miki, tu ci credi, io no? E io non saprei. Dai, andiamo a prendere un gelato. Tu vuoi il gelato? Sì, dai, dimmi che vuoi il gelato. Non dai, sì. Miki, anche tu, dai. No, no, dai. No. E ricordati che ti farò pagare questa pioggia. Ricordatelo sempre. L'ho presa anch'io la pioggia. Oh, ti ricordi se... se tipo eravamo all'Otto Gallery, mi facevi... No, 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 il gelato no. No, c'è una... No, una cosa. La macola bionda della yogurteria del Matugano. Veramente. Andiamo.
Mi sembrava tutto molto più grande quando ero piccolo. Perché eri piccolo? Cioè sta strada, il doppio, la scuola, il doppio era. Non mi ricordavo tutto così concentrato. Quando sei piccolo è normale che vuoi dire cose più brutte. Dopo, vado a salutare nonna. Cioè, non avete idea. Qui la sera era come una discoteca, giuro, c'è tipo troppa gente qua fuori, ma troppa. Poi c'era il televisore sulla parete di destra, non c'è più. Due sgabelli e una televisione, come fai? Tutti si picchiano uno sgabello. Mino, mi hanno scritto, buona situazione. Vediamo cosa gli hanno scritto. I cazzi di Zack su YouTube. No, dovresti riprendere sulla sinistra penso. Beh, la gelateria si. Sì, guarda quanto si è riempita. Three, two, one.